possibilità di intervenire perché sono 6 anni che sto in religioso silenzio. Vorrei avere la possibilità di parlare perché scrivo un piccolo blog in un posto dove vanno mia moglie e le mie figlie. Io vorrei però che mi dedicaste 5 minuti. Penso di aver fatto 1000 cose sbagliate, per cui merito forse la sedia elettrica, però penso che 5 minuti la danza sportiva me li debba dare. E voglio parlare dopo a Pagnolato, perché sono d'accordo con molte cose che ha detto, però secondo me bisogna che aggiungiamo qualcosina, se ve lo consenti, se non ti metti in imbarazzo. Tanto mi presento per chi... Sono papà, mi sono pure scritto che sono diventato nonno, sono più invogliato di quanto mi avete lasciato. Tanto mi presento, io sono Ferruccio Calvagno, presidente FIZ, demerito, non demerito nel senso col merito come si dice a Roma, demerito nel senso che sono da cancellare, radiato, condannato ai lavori socialmente utili perché faccio pizza curriculum, quindi tu immagina che razza di curriculum ho. E questa notte sono rimasto a pensare, ho detto se questa riunione importante non volevo venire per non mettere in imbarazzo magari i presenti, i dirigenti no, perché li ho fatti leggere, pensa se i dirigenti sono in imbarazzo, li ho fatti leggere io, hanno fatto le riunioni come la vita, mi vogliono bene dell'anima, lo sapete. Non voglio mettere in imbarazzo l'organizzatore, ma la riunione è pubblica, perché se non mi pare che fosse una riunione pubblica, io sono imbarazzo, nessuno mi ha detto togli dalle palle. Io vorrei che cercassimo di capire che io sono stato radiato dalla giustizia federale, ma io ho l'impressione che qui ci stiamo prendendo per il culo. Io oggi sono qui, ho deciso di venire qui perché io voglio la santità, non la radiazione. Io voglio essere canonizzato a partire da ora. Cerco un avvocato di diritto canonico, così non si spaventino gli avvocati presenti, non mi rivolgo più a loro questa volta, che magari piglio pure una tassazione. Perché il sistema che stiamo facendo adesso è il mercimonio assoluto, è una merda di proporzioni colossali. E se non abbiamo il coraggio di dircelo con questi termini, non possiamo ripartire. Io non dico tutti insieme, io purtroppo non lo posso fare, non ho nemmeno tanta voglia di dirvi la verità. Però dobbiamo smetterla di fare con infingimenti. Qui per anni è andato in questo modo. Io, se tu mi voti, ti metto a giudicare. Quella roba lì è una merda che esiste. Qualcuno dirà, ma esisteva anche quando c'eri tu. Certo, ma io sono radiato. E mentre io sono radiato c'è chi fa peggio di me, che viene assurdo come elemento di copiatura internazionale. A quei dati lì che ho visto oggi, quei dati li abbiamo fatti tutti insieme, ma io vorrei chiedere ai signori che sono seduti lì, vorrei chiedere a Mario Levi che era in consiglio con me, se sono contenti di questo sistema di merda. Ma non dicono niente perché domani mattina devono andare a lavorare, in questo sistema ci lavorano, non hanno il coraggio di alzarsi e dire è un sistema che fa schifo. Perché quando la politica assurge a cercare di mettere a posto i risultati, e a me, leggetevi bene la sentenza, quella roba lì per me non l'hanno accertata, mi hanno dato una responsabilità generale che, su cui andremo poi a un giorno o l'altro a decidere se era giusto o meno, però noi dobbiamo cercare di non premiare quelli che fanno il male. Io non penso che noi dobbiamo giudicare, dire il bene, il male, il giusto e lo sbagliato. Qua ci sono delle persone che pensano di fare ciò che altri hanno fatto prima di loro. Hanno ragione, hanno torto. L'unico modo è, sedetevi tutti assieme, discutete per disegnare una casa dove tutti abbiano degli spazi. Ma non è che lo stupratore più forte deve essere il più figo del genio, continua a essere uno stupratore. E la mia ben amata Fizz, io ci ho dedicato la vita per 15 anni, mi dispiace, io non voglio fare la gara di disgrazie con Pregnolato, però voglio dire, porca puttana, forse quello che ha pagato più di tutti sono io, e io di quelle merde lì che voi fate tutte le domeniche in gara non le puoi mai fatte, Se parliamo dei grandi livelli internazionali, per carità, l'abbiamo fatto per Riccardo Cocchi, l'abbiamo fatto per Chigiarelli, l'abbiamo fatto per tutti. Ma io quelle pile, cile, pile, quella merda lì non l'ho mai fatta, Eppure sono radiato. Eppure c'è gente che ieri mi salutava, veniva a leccarmi il culo perché voleva il piacerino, adesso non so se salutarmi nemmeno. Ma io me ne stato i coglioni se non mi salutate, non voglio nemmeno il vostro saluto, non me ne frega un cazzo. Ma questo sistema è una fogna. Ma dovete capire che un sistema è una fogna. Ma siete i genitori, ma che cazzo di genitori siete? Portate, ma
Ma lo sport vuol dire educare la gente. Io sento gente che parla di sport e poi hanno messo in piedi il sistema in finale, due a me, due a te, due a lui, le correnti, le linee tecniche, io rappresento quello, quindi in consiglio vanno con le liste di quelli che devono fare le finali, le semifinali, i risultati che stanno 15 giorni prima. Ma che cazzo stiamo dicendo? Se non diciamo questa roba qui, ci stiamo pigliando per il culo. Questa è una riunione che costa 100.000 euro, questa gente qua è venuta qui per sentire la differenza nel nostro modo di parlare. Ma perché di quella storia, io sono stato 15 anni qui, io voglio fare nel gruppo del cesso dove sono finito per tutta la vita, ma non ho potuto fare a meno di venire qui e darmi la sveglia sul fatto che non è stato. Non è che la possiamo mandare in pensione sempre, perché a me da dirvi quello che cazzo volete, perché Carla Giuliani voleva fare il presidente, l'hanno cacciato all'inferno. Benissimo, l'ho detto anche per Iolato, Carla Giuliani ci ha messo il carico da 10, perché il procuratore federale, se l'avete lette le carte, ha detto questo o lo assolviamo, come dovrebbe essere in punto di diritto, o lo condanniamo, perché il sistema, con i signori del CONI che benedivano la signora Carla Giuliani perché volevano il loro cazzo di voto per essere eletti, e la disgrazia li ha presi, pure sono pure stati trombati pure loro, mi hanno fatto fuori. Io non sono qua a piangere, vediamo di capirci. Non sono qua a piangere, la ritengo profondamente ingiusta, ma lo sport è applicare le regole. Mi è stata applicata una sanzione, mi avete visto chiedere di essere candidato, ma io capisco che qualcuno qui si è impaurito quando entro dentro io, perché hanno preso uno in pubblico, perché era vicino ad un radiato, l'hanno processato. Il procuratore federale che veniva a fare le riunioni, non mi ricordate quando l'abbiamo nominato, il procuratore federale, che ho fatto mettere io, che, assieme, che vuole radiare uno che parla con il radiato. Ma qui o ci fumiamo qualcosa di veramente nocivo o vi siete ricoglioniti di brutto. Allora, andiamo a capirci un attimo, avevo detto di leggere e forse farei meglio. Qui la situazione è questa. Se noi creiamo un sistema dove devono esserci tutti, a me quando mi hanno detto perché all'assoluto hanno fatto una gran merda, sono convinto, secondo me chi ha gestito l'assoluto quest'anno deve essere radiato come cuoci, punto, per più o per meno, perché tu non puoi fare uno stage la settimana prima dove gli atleti pagano per andare dai giudici che sono in pista, e radiato cuoci, radiato, ok? Ma sarebbe un errore, come è stato un errore radiare cuoci, perché stavo per sempre stata fatta, non siate poveri, le fate nelle gare di Liscio di Lombardia ogni domenica. Ma di che cazzo stiamo parlando, ragazzi? Lo fate ogni domenica, ma di che cazzo stiamo parlando? Barotto. Allora, io... No, non ci serve, vabbè. Abbiamo, possiamo anche condividere certe tue dichiarazioni, però no, io dico quello. Che mi scassi e mi fai pagare i danni pure a bere per terza moglie. Allora, qui la questione, io sono radiato, ma se il premio per aver gestito il sistema è la radiazione, a chi ha gestito 4 anni dobbiamo regalargli dei radiatori e friggerli come a rosa, perché questi hanno adoperato il modo di scambio continuo ogni domenica per essere rieletti. Ma perché sono dei cattivi? Non sono dei cattivi, sono dei bravi ragazzi, io li conosco. Ma questo sistema qua è andato completamente giù per il culo, è tutto il contrario. Abbiamo preso la master, l'abbiamo fatta diventare come i principianti. I principianti li abbiamo fatti diventare dei super figli. Uno che scrive delle minchiate l'abbiamo messo a capo della scuola dello sport. In capo del mondo l'abbiamo messo fuori dal tutto. Ma dobbiamo cercare di capire un attimo. Mettiamoci un attimo in colla. A me mi hanno detto, ma tu con quella roba che scrivi io faccio come cazzo voglio, sempre tutto come cazzo voglio, se no avevo anche promesso di non venire qua più anni e mi dispiace per lui. Io tanto mi sembra che qui non è che mantengano la parola tanto, tu mi pubblichi anche io, mi ho fatto una piccola digressione rispetto alla nostra morale. Voglio concludere. Voi siete degli educatori. Io ho tre figlie, due hanno a cavallo.
Dai cavalli parlano molto di più di quello che si parla nella danza sportiva, perché se voi dite che dovete andare a comprare le crocette, voi quando ci sono dei talenti, i campioni come Silvia, i grandi maestri come il mio maestro Sergio Conio, Sergio Rottati, Viviana Bedini, Luisa Barbieri, Robby Borelli, e mi fermo lì, dovrebbero dire, quando intercettano un talento, avere l'onore di portarlo a volare, a diventare il futuro Bozzoli, il futuro Paolo Bosco. E chi ce l'ha? Quella volta che gli dobbiamo dire, bravo, è stato fortunato, ha trovato un talento, perché il talento non mica lottare al mattino, il talento è una roba che se ce l'hai, ce l'hai. Perché Bozzoli era bravissimo, ma aveva anche molto talento. Bene, bisogna lasciarli volare. Invece no, no, a voi non ve ne frega più un cazzo di come parlano questi, a voi mi interessa sapere di chi è la coppia per poter scambiare col suo maestro la crocetta per la coppia vostra, lo spastico votato da voi per il mondo votato dall'altro maestro. Questa è la situazione di oggi e questo sistema non produce atleti. Gli atleti sono quelli che con dello sport, con lo sforzo, diventano uomini e donne migliori, donne tenaci, uomini tenaci che sanno che combattendo ogni giorno si diventa forti, rispettosi delle regole. E voi devo dire, io che sono radiato di questa roba qua, cioè, ma nemmeno rido, dice se, sono diventato un comico. La questione è che voi dovete avere l'onore, il piacere di prendere i ragazzini che hanno talento e portarli in alto. Invece il sistema che avete messo in piedi, e io mi faccio, probabilmente quando c'ero io, trasforma i ragazzi in puttane che cercano di andare a cercare sta maledetta crocetta, perché è solo più un risultato, non è più imparare il knowledge che quel risultato te lo fa replicare una, due, mille volte. No! Compare il risultato, il terminato finale. Allora io ho degli amici a cui voglio bene, che hanno rubato le coppie a tutti, e dice, ma noi siamo più furbi, siamo più forti, noi siamo i coach, abbiamo le coppie, scegliamo noi i maestri. Non dite puttanate, avete rubato le coppie perché vi danno i giudici ogni domenica che poi le votano. Questa è la vera verità. Ma se non andiamo a dire queste cose non sono, che cazzo di ragionamento fa? E allora concludo, se volete continuare a fare i vostri, fatelo, ma tra 5 anni a questa riunione qui io magari ci vengo a mangiare a Bologna. Molti di voi non ci sono più, perché a 22, a seconda di come va le elezioni, c'è della gente che prende il treno, Pagano l'ha detto, qui c'è la scissione in aria. Io della gente, degli altri schieramenti che mi ha detto, vieni con noi, vieni a fare il presidente da noi, ma che basta la radiazione, poi con i spiegati devo stare. Io voglio cercare di aiutarvi a suonare la campanella. Io capisco che abbiate paura di esporvi, dire che questa roba è una merda perché domani ci dovete lavorare, ma è una merda insopportabile. E voglio essere chiaro, io i dossier li ho visti. Prendete al volo l'occasione che vi sta dando Pilani e Matarese, sedetevi tutti assieme, trovate un gruppo, fate uscire il gruppo dirigente, perché se volete fare la guerra, io sono pronto, sono d'accordo con Pregliulato, a me mi ha rotto le palle la guerra. Ma non faccio il cazzone di turno, io cuoce quello sfidato di Flemac che faceva le giurie con Carla Giuliani, c'era Carla Giuliani lì, lei ancora posa il presidente, poi l'ha arrabbiato da 6 anni. Non facciamo i cazzoni di turno. O volete fare la guerra, preparatevi a vedere quello che ho fatto io. Spero solo che non vi mandino a fare le pizze vicino a me perché mi fate pure la concorrenza sleale. Grazie.